Benvenuti a questa nona edizione dell'evento online. Adesso saranno presentati i nominativi degli artisti premiati, dagli esordienti ai professionisti alla carriera. Inoltre vi voglio comunicare una notizia che per noi è orgoglio. In questa edizione del premio è stata istituita la primissima edizione Special Vince Award Moraldo Rossi. È un premio, un riconoscimento all'interno dell'evento Premio Vincenzo Crocitti annuale che sarà dato a registi, scrittori e sceneggiatori che si sono distinti per professionalità, per competenza e per grandi doti appunto artistiche nel settore. Siamo Raffaella e Leonardo e anche Alessandro, mio figlio. Siamo i figli di Moraldo Rossi. A cui è dedicata questa prima edizione dello Special Vince Award 2021 all'interno della manifestazione per il premio Vincenzo Crocitti International. Dichiaro subito che ho il gobbo qua davanti perché non mi ricordo tutto il testo che abbiamo scritto. Vincenzo Crocitti International, il premio di cui papà è stato un grande sostenitore fin dalla prima edizione nel 2013 in Campidoglio e ogni anno è stato sempre presente come testimonial. Papà è stato aiuto regista di Federico Fellini, nonché suo grande amico e braccio destro, fino alla preparazione della Dolce Vita per 10 lunghissimi anni. La testimonianza importante di questo connubio artistico e personale tra Federico e papà è dato dal film Vitelloni, realizzato nel 1953, dove a papà Federico Fellini ha dedicato il personaggio del protagonista, interpretato da Franco Interlenghi, che in quel momento assomiglia moltissimo a papà. E, inoltre nel film c'è anche Leopoldo Trieste, che nella vita era grandissimo amico di Federico e di papà, tanto che loro tre, che stavano sempre insieme, venivano chiamati tre moschettieri. E inoltre Federico Fellini dedicò a papà anche altri due personaggi, uno quello del matto della strada e l'altro il film mai realizzato di Moraldo in città. In seguito papà Moraldo si è dedicato alla realizzazione dei mitici carotelli dagli anni 60 in poi, con le più importanti agenzie di pubblicità dell'epoca come la Armando Testa, Chiamami Peroni, sarò la tua birra, con la famosa bionda Sorby Stubbing, che ha fatto sognare un'intera generazione di italiani. Grazie. Oppure L'uomo in ammollo, con Franco Cerri per Dio presto. Oppure Per Agip, con la Raffaella Carrà ed Enzo Paolo Turchi. E così via, fino alla realizzazione di circa un migliaio, o forse più, di caroselli di diversi filmati pubblicitari, che hanno fatto poi la storia del carosello per gli anni 60. Infatti lo chiamavano il re dei caroselli. E infatti era stato definito il re dei caroselli. Tra l'altro ha vinto molti premi nella sua carriera, Moraldo, tra cui proprio il premio Vincenzo Crocitti International. Nell'ultima fase della sua vita si è dedicato più che altro alla scrittura. Ha vinto il premio narrativa dell'antologia dell'Arcobaleno. Poi era già grandicello perché l'ha vinto nel 98. Nel 98. Sì, Moraldo era del 26. Ha scritto alcuni libri e racconti come Sogna Federico Sogna, dedicato appunto a Federico Fellini, Il dubbio assurdo, Lettera a Cosetta, che è dedicato ovviamente all'amatissima sorella Cosetta Greco, nonché nostra zia amatissima, che fu attrice nei primi anni, nei primi sceneggiati televisivi degli anni 50. Come Cane al vento di Grazia Deledda, Matari negli anni 60 di Mario Landi. Unica TV, un canale, unico programma. Siamo molto felici che il vincitore sia il giovane regista Antonio Losito, già più volte premiato per il suo cortometraggio Pappo e Bucco, con protagonisti Massimo D'Apporto e Augusto Zucchi. Siamo certi che papà sarebbe stato molto felice di premiarlo in quanto giovane regista. Sì, e vogliamo ringraziare tutti noi, anche Alessandro, anche Beatrice, che è la mia figlia, che in questo momento non vuole farsi vedere ma ci sta ascoltando.
per questo riconoscimento dedicato al nostro papà. Tutta la direzione. Tutta la direzione del premio Vincenzo Crocetti International, in particolar modo Francesco Fiumarella, che è autore e direttore della manifestazione. Grazie veramente a tutti voi e speriamo il prossimo anno di poter partecipare tutti insieme. Amici del premio Vincenzo Crocetti del cinema, vi giunga un cordiale saluto da parte mia, Odilio Buzzoni di Reggio Emilia, collaboratore esterno per la zona Emilia-Romagna, dalle simpatiche e bellissime concorrenti a Miss Straniere d'Italia, Emanuela Jezerka di origine albanese e della Ren Kwam proveniente dalla Costa d'Avorio. L'obiettivo del concorso nazionale Miss Straniere d'Italia, giunto alla sua 13ª edizione, è quello di presentare le concorrenti in passerella con i loro vestiti caratteristici del paese d'origine ed evidenziare un momento culturale riferito alle loro radici. Anche quest'anno ci incontriamo online, causa Covid, per portare a termine la 9ª edizione del premio Vincenzo Crocetti, dove in crescendo si va creando una grande e significativa rete di amicizie e di fraternariati in cui ognuno di noi mette in atto la propria esperienza per il mondo dell'arte, del cinema e dello spettacolo. Siamo concordi nella selezione dei premiati di quest'anno, si applaude il comitato per l'impegno profuso, malgrado i tempi difficili che attraversiamo, e ci si compiace con l'autore e direttore del premio Francesco Fiumarella, cresciuto in quel di Brescello, dove sin da piccolo ha respirato l'aria dei film di Peppone e Don Camillo. Francesco continua in qualità di innovatore e organizzatore dell'evento anche all'estero. Auguri di buon 2022 a tutti e in particolare ai giovani attori emergenti che battagliano per tenere alti i valori della meritocrazia. Un saluto anche da Ermanno Bono, uno dei fotografi ufficiali del Festival di Sanremo, che per l'occasione sta curando questo video. Viva il premio Vincenzo Crocetti! Buon Natale da Emanuela Jezerka, buone feste da Dilaran Kwame. Buon anno da Ermanno Bono. We'll be right back.
Principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. All'alba vita.